Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo primo video di questa nuova serie. Come potete leggere dal titolo, ragazzi, siamo in un gioco abbastanza nuovo, gioco del 2009, Necrovision. Chi non l'ha mai sentito nominare, ragazzi? Chi è che non l'ha mai sentito nominare? Io questo gioco, allora, purtroppo questo l'ho già giocato un casino di volte, quindi so già tutto, ma ho deciso di portarvelo lo stesso perché, uno, su YouTube ci sono pochissimi video e non c'è nessuno youtuber italiano che l'ha fatto, e due, perché è poco conosciuto questo gioco nonostante sia abbastanza nuovo, ha più o meno gli stessi anni di Skyrim, più o meno. Quindi ho deciso di portarvelo lo stesso, spero che vi piaccia come gioco, ragazzi, e direi di iniziare subito. Non so come sia l'audio, ragazzi, devo ancora sistemarlo bene, ditemi voi se va bene oppure no. Direi di fare nuova partita. Che facciamo, ragazzi? Facciamo facile, medio o stermina demoni? Già dal nome, ragazzi, lo stermina demoni qua si capisce già cosa sarà sul gioco. Facciamo medio o facciamo facile? Medio. Perfetto, iniziamo questo nuovo gioco. Ragazzi, che ne dite che per iniziare questo video iniziamo qualcosa di facile, a 5 mi piace? Se questo video arriverà a 5 mi piace, proseguiremo con il gioco fino alla sua fine. Sta a voi, ragazzi. Iniziamo. Dicembre 1916. La Grande Guerra entra nel suo periodo più buio. Gli alleati e gli imperi centrali sono entrambi esausti, devastati dalla portata dei massacri giornalieri. La sola battaglia sulle rive della Somme costa la vita a oltre 1 milione di soldati crivellati da proiettili, avvelenati dal gas, fatti a pezzi dalle schegge delle bombe e dilaniati in spietati combattimenti corpo a corpo. Nuvole di gas tossico e fiamme avvolgono la morta superficie terrestre. I proiettili di artiglieria sparati a milioni sollevano montagne di detriti e macerie così alte da offuscare il sole e la luna. Gli echi roboanti della guerra giungono chilometri e chilometri sottoterra. Presto, pochi avranno il coraggio di avvicinarsi all'area. Ma c'è un altro motivo per cui questa parte della Francia viene chiamata Terra di Nessuno. Alzati, soldato, è ora. Accidenti. Ho sognato che uno mi diceva di non alzarmi oggi. Non dirmi che sei superstizioso, Yankee. Io ho sognato la mia Jane. E posso dirti che non ha parlato molto. Siamo rintanati qui da troppo tempo. Sembra che lassù stiano piangendo sul nostro destino. In Inghilterra la chiamiamo pioggia. Perfetto, ora ragazzi, prima cosa, ragazzi, ho fatto delle prove prima e la qualità del video non è, diciamo, molto ottimale, quindi sembra che la grafica sia un pochino schifosa, ma in realtà è fatta benissimo, ragazzi. C'ho quasi tutto al massimo, tranne alcune piccole cose. Comunque c'ho quasi tutto al massimo. L'anti-aliasing è messa al massimo. Comunque si può vedere un po' lì l'effetto scalinato, insomma, un po'. Ma perché la scheda video, ragazzi? Perché la mia scheda video non è, diciamo, ottimizzata per i giochi, quindi al momento mi devo accontentare di questa. Poi, come ho già detto più avanti, cercherò di prendere una scheda grafica apposta per i videogiochi, ovvero una GTX. Adesso si vedrà. Comunque, il gioco assomiglia, no? Possiamo uscire. Il gioco assomiglia un po' a Call of Duty, ragazzi, ma non è Call of Duty. Tanto il sistema di mira è abbastanza semplice. Abbastanza simile. Abbiamo la pistola e basta. Poi vabbè, ci sono questi cosi che se si avvia il microfono sentite la musica.
Praticamente questi grammofoni danno una musichetta. Praticamente sono easter egg questi qua, semplicemente. Ora direi di andare avanti. Tanto vi faccio vedere un po' qua. Bello anche il cielo di dinamico che si muove. Andiamo qua. Ciao generale. Ascoltati, ascoltate. Prima di stasera sarà tutto finito. Sfonderemo le linee tedesche con un colpo solo. Sono disperati, sono deboli. Gli saremo addosso prima che se ne accorgano. Quindi ragazzi, testa bassa e forza con quei fucili. Le squadre di carri armati ci copriranno i fianchi. Noi saremo la lama che squarcerà le trincee tedesche e farà pezzi i nemici come vermi. Perché non sono altro che questo. Come i topi che adorano mangiare. Addirittura. Ricordatevi di quest'ora. Stasera le forze del male saranno schiacciate per sempre. Il dovere ci chiama. Il dovere ci chiama. Ne spara di scemenze. Non arrendersi, non ritirarsi. Solo vincere per il re e il nostro paese, ragazzi. Distruggiamo quei bastardi. Proprio, che cos'è? Sì, comunque il gioco è ambientato nella prima guerra mondiale in Francia. Se non ne viene siete accorti. Nel 1917. Allora, primi alte per inchinarti, sì sì. Ora purtroppo, come ho detto, questo gioco l'ho già giocato un casino di volte. Però non vi dico niente. Se non l'avete visto, non vi dico niente. Ecco quella, la seconda squadra. Allora, io farò finta, no, che sia la prima volta che lo vedo. Riparo! Oh, che cosa c'è? Una trappola? Oh, via, via, chi è qua? Porca... Aia! Mi hanno bombardato in faccia. Gas! Gas! No! È finita! Cessa il fuoco! Boia! Guarda che casino! Là, colpito in piena faccia. C'è una fattoria in rovina qui vicino, nascondiamoci là! Ok, andiamo. E dove si trova la cosa? Come noi li ringraziamo i nostri debitori? E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Attenzione l'albero. Thank you.
E questa è la schermata di caricamento. Ogni volta che inizia un nuovo livello c'è questa schermata di caricamento, dove ci sono queste lettere, ci sono le persone che proprio leggono queste lettere. Bellissimo. Quella che possiamo generare. Possiamo solo sperare che questi nuovi parafulmini ci permetteranno di attivarla. Sono troppo eccitato per continuare a scrivere. C'è una sigla. 7 dicembre 1916. Ragazzi, torno subito un secondo, Non voglio pensare a quali saranno le conseguenze, perché ormai è troppo tardi. Ho liquefatto dei pezzi di pietra rossa portati dalla miniera la settimana scorsa e il risultato è stato incredibile. I tessuti morti, immersi in questa soluzione e sottoposti a una scarica elettrica, prendono vita. Eccomi, un piccolo problema coi fili, eccomi qua. Iniziamo. Come sempre il gioco è in italiano, giustamente con i sottotitoli, perché altrimenti... Santo cielo! Credevo che fossi morto come tutti gli altri! Forse hai ragione. Credo di essere stato sepolto vivo. Un cadavere americano, eh? Da quanto sono svenuto? Ehi, mi hai preso per un orologio a cucù! Ehi, stai bene? Certo che sto bene, ma tu hai un aspetto orribile. Ecco, questo ti farà bene. È stato un po'... non so... Non sai. Voglio dire, tutti quegli urli e quei puzzi là fuori. Ma guarda, sono riuscito a sbloccare questo maledetto fucile! Forse riusciremo ad uscire vivi da qui. Ok, fa attenzione con qualcosa. Allora, dove sono gli altri tuoi compagni? Ma sei pazzo! Ci siamo solo noi! Siamo gli ultimi perduti, dimenticati! L'intero terzo battaglione è morto! I crocchi non hanno fatto prigionieri, a tutti è toccato un proiettile in testa! Una buona boccata di gas! Grazie a Dio sono riuscito a bloccare bene questa porta e a tenere fuori quel povero bastardo! Bussava, scarciava, ma non si entra! Non c'è nessuno! Aspetta un attimo, vuoi dire che i tedeschi non sono riusciti a sfondare e entrare qui? Ma che tedeschi! Se i crocchi sapevano che c'era qualcuno qui, ci puntavano un cannone sul di dietro e ci rispedivano tutti dritti a casa. No, quelli erano già nelle loro trincee quando tutto è accaduto. Allora, se non erano i tedeschi, chi cercava di entrare qui? L'intero stramaledetto quarto battaglione, che cercava di sfuggire al gas. Non avevano speranze. Ma è la mia divisione. Quelli erano miei amici, soldato. È un esercito britannico. Dovresti trovarlo. E non li hai lasciati entrare. Ti sei salvato la pelle. Se avessi aperto la porta, quei bastardi non sarebbero gli unici ad essere morti stecchiti. Come diavolo vivrai con questo masso sulla coscienza? Ti sveglierei ogni giorno con le loro urla nelle orecchie. Ah, non me ne importa un fico secco. Sta indietro. Guarda che sparo. È la guerra e sono morti! Se avessi aperto la porta, i tedeschi e il gas li avrebbero seguiti a ruota immediatamente! Lo capisci? A quest'ora io e te non staremmo parlando! No, verrò fuori da tutto questo, non ti preoccupare. Guarda, ho i documenti di un ufficiale tedesco morto. So i percorsi delle loro pattuglie, le loro parole d'ordine, i nascondigli delle armi. So persino il nome della sua fottuta cameriera, Helga. Guarda che grassona. Non vedo niente. Aspetto che faccia buio, poi sgattaiolo fuori senza farmi notare. Magari poi ti porto con me, se decido di risparmiarti. Ok, facciamo così. Puoi tenerti Helga, ma io mi prendo quei documenti. Io non prendo ordini da nessuno. Sì, Tu sei un grande condottiero. Spara, e l'esercito bavarese al completo sarà qui in pochi secondi. Sì, amico, tu hai qualche problema. Hai ragione. Sbrighiamocela senza far rumore.
E va vaffanculo. Ma comunque si può anche scalciare la gente. Là! Va! Piglia fuoco! Non sulle mine! Roba da non crederci. Il mio primo combattimento corpo a corpo di questa guerra è con un pazzo del mio stesso campo. Questo posto puzza come un mattatoio. Non aspetterò che faccia notte per uscire di qui. Ok, allora dobbiamo uscire dal bunker. La porta è questa qui. Molto semplicemente. Qui è tutto buio. Qui c'è una lettera. 2 novembre 1916. Una mamma sperando di qualcuno. Abbiamo ripreso questa trincea nel maggio scorso e abbiamo costruito un ospedale da campo per i nostri. Ma solo 2 mesi più tardi ci sono piombati addosso come avvoltoi. Hanno ucciso tutti, i feriti, i dottori e le infermiere. Niente prigionieri. La mia unica speranza è che non trovino il passaggio segreto che porta al deposito delle armi. E quando finalmente riusciremo a riprendere la trincea, un'armeria da qualche parte nella trincea tedesca. Potrebbe essermi utile più tardi. Ah sì, può essere utile. Oh, ok, carichiamo la pistolina che è la 1911. Fatto anche bene. C'è un'altra lettera. Bello! Ma che roba. Ok. Perfetto. Mi lasci prendere? Grazie. Allora, la grafica non è male, è la qualità video che non è... cioè che tipo fa un downgrade della qualità, non è assolutamente vero. Che qui c'è stato un lag, ma è normale, perché è proprio il gioco fatto così, perché in alcuni punti lagga per qualche secondo, anche se tipo hai un PC tipo da 10.000 euro. Quindi è proprio il gioco fatto così, quindi tranquilli. Anzi, mi prendo anche un po' di queste cose. Chi è che ha anche a parlare? Un'imboscata! Aia, un'imboscata, porco. Aia. Andiamo! Devo allontanarmi dal gas. Chi è là? L'unica via d'uscita? Dritto nelle fauci del leone. Se comunque si spara così, non è se si vede niente, eh. Però bisogna farci un po' l'abitudine. Ok, quello là l'ho ammazzato. Ma c'è uno lì. Guarda, c'è uno lì. E muori. Che cos'è? In testa l'ho sparato. Riesco a spararlo in testa anche lui. È un po' difficile, che riesco a sparare in testa, perché a parte non si vede niente. Là! Comunque ricordo, non è Call of Duty. È simile, possiamo dire. Ricarica sta merda. Là! Aia. Uio! Porculo! No! Via! Vattene! Aia. Fucilata alla testa, ma che roba. Ma che suo, che super mira che ho qua. Attenzione, aia. Affanculo. Non è vero, ti ho ucciso io prima. Se comunque si può anche saltare. Quindi è una cosa, aia. Ma chi è che spara in quel modo? Vabbè. Là. Cioè già faccio fatica io a spararlo. Là. Cioè, gli ho sparato in testa, voglio vedere. Sì, gli eredi di una volta, ragazzi. Allora, devo far saltare questo coso se voglio passare. Non posso tipo passare per di qua, tipo. Posso metterlo? No, non posso metterlo. Senti, piazza. Vediamo se posso da qua. No, però ho disintegrato il muretto. Perfetto. Là! Ma che roba. Ok. Allora, sì, c'è la bussola in cui ti dice dove...
cioè dove bisogna andare, quindi è utile. Ehi, tu. Ehi. Perdi qua. È l'unica strada per uscire. Vai finché puoi. Io non mi muovo da qui. Ho perso la pistola. Sono ferito. So che sono un bersaglio facile qui. Mi ridurranno ancora brodo come niente. Ma sto scrivendo questa lettera. Mi aiuta a non pensare alla morte per un po'. Fai bene. È per mia moglie Sara. Ho quasi finito. Oddio, che situazione disperata. I tedeschi hanno massacrato tutti senza eccezioni. E presto gli aerei saranno qui per finire il lavoro. Ma ascolta, aiuta i nostri ragazzi a uscire. Vai alla mitragliatrice e tira giù quegli ammassi di ferraglia volante. Ok. Uccidi quei bastardi. Ma devi far presto, i nostri non resisteranno ancora a lungo. E prendi questa. A me non serve più ormai. Buona fortuna. No, no, aspetta. Aspetta solo un attimo. Deciditi. Ho quasi finito la lettera. Portala alla mia Sara. Per favore. Trovati un postino. Io ho un lavoro da fare. Ok. Ole. Dove credi di andare? Ah, no. Ah, sono... vabbè, così che voi vedete tutti. Ma andate a fanculo. Là. No, ti volevo sparare la testa. Voglio, ma che mera di merda che c'ha sto fucile. Là. Oh, c'è uno là. Aia. Là. No, non... va bene. Allora faccio prima a fare con così, scusami, eh. Toh. Senza mirare. No. Barile, barile, barile. Benissimo. C'è un altro barile lì. Ok, questi sono tutti. Ma mi lasciami passare. Aio. No. Ma boia. E vabbè. Sali immediatamente. Dagli un calcio. No, spacca lì la testa sto. Ah. Sì. Spaccato decisamente la testa. Che pazzia. Un'arma mortale in terra morta. Dai, smetti di pensare e butta giù quei maledetti Fokker. Ok, dobbiamo ammazzare i Fokker. Chi è che spara? Va bene. Una volta, attenzione. Sì, vabbè, 20.000. Ma questo? Aia, 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 aia. No, 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 no. No, 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 non mi uccidete, non mi uccidete. Guarda qui che si mimetizzano. E vabbè, sì, ma chi è che mi spara da là? Va quelli, va quelli. E muori. Sì, mi sembrano anche gli aerei da ammazzare, cosa pensi? Aio, aio, aio. Chi è che mi spara dietro? Se addirittura da dietro mi sparate. Che cazzo è? Ammazza quello! Ce la fai? No. Ok, dobbiamo spaccare quell'edificio. Più o meno. Ok. Ora al Fokker. Dov'è? Là. Vabbè, ma... Che cazzo è? Spara al Fokker! Dov'è andato? Sparito. Oh, ma che è mortale? Oh, oh! C'è un dio. Forse mi sta mostrando la strada per uscire da qui. E ora portiamo a casa quel miserabile fifone. Non so se... No, non è sopravvissuto. Benissimo, ma direi che per questo primo episodio è tutto. Ok, ho rimbalzato. Vediamo se la fa ancora. Ecco, andiamo di qua. Per questo episodio è tutto. Se volete una serie, mi raccomando, 5 mi piace a questo video, altrimenti niente. Vedrò un...
un altro gioco se questo non vi piace. Comunque, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi. Se non l'avete fatto, lasciare un like se ovviamente vi è piaciuto il video e se volete questa serie. E se volete dire la vostra, anche un commento. E noi ci risentiamo presto, ragazzi, a un prossimo episodio di Necrovision. Bella!